Abbiamo finalmente il presidente del comitato di quartiere Lido che non si è insediato però questa sera. No, purtroppo no, non si è insediato perché ci sono dei problemi che dobbiamo risolvere, che mi auguro che si risolvino al più presto e nel miglior modo possibile. C'è stato un intervento del presidente che ha un po' spiazzato tutti, insomma. Purtroppo hai detto sì. Le cose che non vanno, l'hai detto proprio col cuore in mano. Peccato che ci fossero queste divisioni così forte all'interno del comitato per un disciplinare, presidente, che noi abbiamo letto e che su due articoli, il 5 e il 6, anche noi hanno colpito un po' negativamente. Beh, diciamo che riguarda proprio l'informazione. Purtroppo io devo dire che fin da subito, fin dalle votazioni, dal risultato proprio la sera stessa, ho trovato una certa freddezza che poi purtroppo si è manifestata anche nelle riunioni che sono succedute. Ne abbiamo fatte tre, una informale, quindi non ancora ufficiale, e due ufficiali dove ci sono i verbali che spero che saranno messi a disposizione. Io ti ho visto tra l'altro dopo i primi giorni di insediamento che stavi guardando molti problemi di Giulianova, sì, li mettevi su, quindi anche eri già iscritto, operativa. Sì, le avevo messi anche per iscritto, avevo fatto un elenco che poi anche i famosi faretti dell'Unione stasera che sono sì tolti. Che sono stati tolti, però altre luci magari potevano essere rimpiazzate e anche gli alberi possono essere rimpiazzati. Allora? E quindi niente, purtroppo questa ostilità, diciamo, nei miei confronti. Hai parlato di ostilità? Sì, di ostilità. Avuto, però la platea dirlo, tutta dall'altra parte era. Per però. Fortuna questo mi ha rincuorato, mi sprona ad andare avanti. Io mi auguro che il disciplinare che si sono voluti. Disciplinare che si sono voluti. Già bocciato, mi pare, votare. Sì, per la commissione di garanzia l'ha bocciato. Spiegami, perché si va ancora una volta in commissione? Perché ce n'è un altro? No, ci sta un altro quesito che io ho posto sul ruolo che un presidente deve avere, non tanto parlo per me, ma di un presidente qualsiasi, esatto. Perché se il ruolo del presidente, che io devo dire, sono stata presidente delle associazioni, ho fatto 25 anni di presidenze in vari modi e anche dalla consulta delle associazioni, io devo dire che non mi sono mai trovata in una situazione del secondo genere. Lei, onestamente, ci sono i margini per i comportamenti? Io penso di sì, perché la squadra comunque io ci ho creduto subito, mi sono iscritta non per essere eletta ma per lavorare con loro perché mi piacevano e quindi poi non pensavo che la mia purtroppo elezione fosse così era inaspettata, sì, io mi ero messa un po' come ultima ruota del carro. Un po' per ridare un po' a me anche un motivo di vivere, perché io per 3 anni sono stata seduta su un divano, quindi questo mi aveva rispronato, però devo dire che non pensavo di trovare queste difficoltà che mi auguro con tutto il cuore che si superino nel migliore di modi. La squadra, come ha detto qualcuno, sono composte da persone in gamba, intelligenti, culturalmente valide, quindi sarebbe una grave perdita per il comitato, per Giulianova, perdere questo comitato. Speriamo di poter risolverlo. Perché c'è un presidente, l'abbiamo visto, ma abbiamo anche un comitato che abbia tanta voglia di lavorare. C'è il comitato che ha voglia di lavorare, di fare, però ci devono essere presupposti. Se non ci sono presupposti di rispetto, sinceramente per me è dura andare avanti.